dicembre? No, vabbè, comunque. Sì, no, oggi è 10 dicembre. Allora, sono andata al parrucchiere e nel frattempo sto facendo un'operazione molto delicata. Adesso vi faccio vedere. Ho fatto il tè alla menta perché gli è stato tè alla menta, come potete vedere, non ci sono più. Quindi io adesso sto facendo questo. Con una piccola siringa sto facendo una questione qui di travaso. Vedete che faccio? In modo che Bombolino non si accorge. L'ho fatto l'altro ieri sera questo tè, che il tè alla menta non c'è più. Sono disperata. Dovrei andare al Simpli perché mio marito mi ha detto che al Simpli ci stanno i tè alla menta. Io avevo fatto già una mega scorta l'altro anno, cioè c'ero arrivata para para all'estate, quindi l'hanno rimessa e non ho sentito la mancanza. Invece quest'anno Bombolone se l'è sfornato di tutti, lo adora letteralmente. Poi in più col fatto che mo sta male, vuole una cosa fresca. E io ho comprato pure quelli all'uva, la pera, li ho comprati tutti i gusti, ma questo è come me, c'è niente da fare, lo dico sempre. E quindi mo sto a fare questa cosa del travaso sperando che non si accorge, perché l'altra volta nel vlog ve lo stavo dicendo, però poi l'ho dovuto tagliare perché mi sono accorta che come al solito Stefano mi ha interrotto e quindi non ho detto nulla. Stefano non prende più il biberon e automaticamente non riesce più a prendere nemmeno il latte. Cioè io glielo faccio nella tazza, voi l'avete visto, però non se lo gode più come il biberon. Poi per me il biberon tra virgolette era una mano santa quando Stefano non mangiava o non aveva tanta voglia, che ne so, magari per il mal di gola, gli facevo il biberon con dentro i biscotti, quindi comunque si saziava. Invece adesso, prendendo il latte nella tazza, se mangia due biscottini proprio così, li spilucca, ma niente di che. E quindi non gli piace più tantissimo. E non prende più il biberon perché un po' era dovuto alla tosse, un po' evidentemente. Ormai il bambino è grande, ha 3 anni, e quando arrivava quasi alla fine del biberon gli veniva il conato di vomito e rivomitava tutto il latte. Quindi secondo me è stata la tettarella. Poi magari arrivando alla fine c'erano i biscotti, magari che un po' si depositavano, e quindi lui ormai associa il biberon al vomito. Mi dice: mamma, no, vomito, non lo voglio, e quindi non gliel'ho più dato. E li ho tenuti i biberon perché non si sa mai, che mi dice così, è strano. E quindi quello, insomma, non prende più il biberon, quindi è un grandissimo passo. E speriamo che gli faccia venire il vomito pure il ciuccio. Anche se, vabbè, voi lo sapete, Stefano, se lo vedete col ciuccio è perché c'ha sonno o si è appena svegliato. Insomma, comunque è nervoso e si deve tranquillizzare. Pensate che l'altro giorno la maestra, quando sono andata a prendere Stefano a scuola, io non glielo faccio tutto. Quando sono andata a prendere Stefano a scuola, stavo parlando con la maestra, mi sono soffermata un secondo e lui si è stranito tantissimo, ha cominciato a piangere disperato, era nervoso, mi ha chiesto ciuccio e Totò. Mentre parlavo con la maestra mi fa: ma Stefano c'ha il ciuccio, cioè mi fa stranissimo vederlo perché tutti i bambini c'hanno, quasi tutti in classe c'hanno il ciuccio, e le maestre ci hanno detto che chi aveva il ciuccio comunque di portarglielo in classe. Io uno gliel'ho messo nello zainetto, però siccome lui non porta Totò e Ciuccio e Totò sono in abbinamento per lui, e la maestra è rimasta perché dice che cioè, non l'ha chiesto mai, quindi cioè, lo usa proprio quando è in casi tragici. Comunque, Stefano, vogliamo andare, amore? Cioè, vogliamo andare a fare la colazione? Eh? Mettiamo un giacchettino però, passerò che della fa molto freddo, eh? Capito, amore? Capito, cioccolatina, come vanno stocchietti? Andiamo a fare colazione, dai. Ah, proprio al volo vi dico sta cosa, mamma mia. Stefano è stato tanto male. Sta ancora male, c'ha la congiuntivite, perché noi non ci vogliamo far mancare niente, ma da quello che so tutti i bambini in classe hanno la congiuntivite. Considerate che un mese fa, Stefano viene a fare colazione, mamma. Considerate che un mese fa, Stefano è stato portato di corsa al pronto soccorso. Perché aveva avuto la tosse, poi gli era passata. E che è successo? Che è arrivato Lillo la sera, lui ha iniziato a fare un colpo di tosse, e poi questo colpo di tosse è diventato quasi un rantolo, sembrava una foca, faceva proprio così, mentre tossiva però. E questa tosse è cominciata proprio ogni
ogni secondo, ma nemmeno ogni millesimo di secondo stava con sta tosse. Non respiro, io ho detto Stefano, ma stai facendo apposta o non respiro? Lui mi ha detto non respiro, mamma. E poi lui si era mangiato un'oliva 10 minuti prima, che lui le mangia le olive. Io ho pensato all'oliva, perché comunque ragazzi non c'aveva tosse, non c'aveva niente. La prima cosa che ho fatto, io l'ho messo fuori la finestra, faceva un freddo che non vi dico. Mio marito diceva, tu sei pazza, fai prendere a broncopolmonite, ma è stato proprio un istinto. E poi gli ho dato subito il Benteran che avevo a casa. Ho chiamato la pediatra e gli ho detto quanto gliene posso dare, io ho dato il Benteran. Quando l'ho portata all'ospedale di corsa, mi hanno detto che avevo fatto bene a metterlo fuori, perché è come proprio un attacco d'asma. Lui ha avuto un laringospasmo. Io, non sapendo che cacchio fosse, non avendolo mai sentito, sembrava un attacco d'asma, quindi l'ho buttato subito fuori la finestra. E mi hanno detto che deve aver fatto bene, quindi il mio istinto alla fine è stato giusto. E ecco perché tanto altro vi dico, fidatevi dell'istinto, perché cioè sì, ci stanno i dottori, ci stanno i pediatri, però nelle situazioni di emergenza la mamma sa sempre che cosa fare, non lo so per quale motivo. Io sono una che va nel panico in automatico, però quando si tratta degli altri ho un po' tempo di reazione, non lo so come mai. Comunque l'ho messo fuori e niente, ci ha avuto solo laringospasmo, poi hanno diagnosticato otite e cose varie. Adesso lo riporto dalla pediatra, il bambino c'ha di nuovo l'otite e tutte e due le orecchie, e c'ha la congiuntivite. E vabbè, ieri sera c'aveva la febbre, e adesso la febbre non ce l'ha più, per fortuna. Comunque io mo stamattina devo andare assolutamente dal parrucchiere con mamma, e vediamo un po', insomma, mi sbrigo perché sennò faccio tardi. Ho fatto l'albero finalmente, dopo anni che non lo facevo, però non è finito, ovvero devo mettere un altro tool qua sotto perché mi rimane troppo vuoto. Anche perché questo prima lo tenevo per terra, quindi non si notava, invece adesso si nota. E qui su in alto noi ci mettiamo un angelo. Abbiamo messo le lucette qui intorno alle fatine. E poi l'ho messa anche lì sulla boiserie, però adesso devo fare tutto un magheggio per riattaccare la spina. Comunque l'ho messa tutte qua intorno e quando sono accese sono molto carine. Adesso vado a fare colazione, se no faccio tardissimo. Però ti sporchi tutto quanto. Però tu li fai muovere, capito? Le fai muovere e quindi dopo non mi vengono bene. Poi nonna sa di aprire. E certo, con chi me la devo prendere? Mica con un bambino. Mica sa di aprire. Risi, mammi, quanto sono belli. Vedi Ma guarda un questo? po' Sta quanto è qui a grande, mangiare. mammi. Vedi come fa con la coda, caccia via le mosche. Poi c'è un attimo dietro, Sti cazzi. non fare un po' più avanti, se quello non si è sposta li Sì, fa mamma altri. nonna va poco poco più avanti, te li fa vedere. Guarda, mo andiamo più avanti ancora, mamma. Oddio, ma... Va bene? Sì, che aspettiamo noi adesso qui? Nanna Tetta per andare dove? Dove stiamo andando? No, vieni qui però. Dove stiamo andando? Aiuto? Dove stiamo andando? A mangiare? Dove stiamo andando a mangiare? Al Burger King. Vuoi fare un giro in moto? Stiamo andando, i capelli li abbiamo fatti adesso così non renderanno perché io la piega non la faccio, ho solo asciugato e fatto la crocca. Dopo me li sciolgo, vedrete che stanno meglio, però insomma già si vede insomma un pochetto, no? Ma andiamo a prendere, siamo venuti a prendere nonna Tetta. Capito? Allora io vado di mamma, sì, Tender Crisp. Quello è mio. Come tu, quale? Quello che c'è tu, questo è il crisp e questo è mio, mamma. Io sono andata di Steakhouse con doppio hamburger. Tiè. Se lo sa Lillo, tiè, mamma mia. Mammi, sta attento. Stefano, un bel panino con l'hamburger. Te leva il vassoio, mamma? Sì. È bellissimo, fammi vedere come stai con sta corona. Girati, sì, girati verso di mamma.
ma ti giri verso mamma un attimo. Sei bellissimo, mamma mia, andiamo, il re del Burger King. Le giostre stanno di là. Ciao! Ciao amore! Guarda, non ti fa guardare. Intanto guarda quell'altra, ecco. Andiamo, passerò. Che stai a disse? Qua. Qua che vuol dire? È gioca. Gioca, amore. Gioca. 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 Che stai facendo? La cacca. La cacca. Sì. Fammi vedere la faccia da cacca. E te, ma quello è lo sguardo da assassino, lo sguardo malefico, fammelo un po', fammi un po' lo sguardo malefico, e girati, la risata malefica, orrorifica. No, non stiamo male, siamo una chiavica. Amore, vuoi dire le gerberine come ti senti? Nucesso. Vi volevo far vedere questi cosi carinissimi che ho preso ieri dai cinesi. Sono tipo questi adesivi, però tipo 3D, no? E siccome a lui piacciono tanto gli aeroplani, io ho preso tutti questi cosi. Guardate quanto sono belli. Si vedono che sono 3D, ecco, vedete come sono fatti. E io ho fatto qua, poi ho fatto tutto qua sotto. Guardate quanto sono carini. Molto carini. Però devo... Ah, è andato online nel vlog. Ma un'ora fa, dice. Un'ora fa infatti l'ho mandato. Mi l'ho mandato adesso. Ah, che ne so io. No, l'ho mandato un'ora fa da casa di mamma. Da casa di mamma. Sì, speriamo che vi piace. Che stai a fare, Nano? Nano, la tua mano. Mamma. Ora mettiamo il pigiama, eh? Mamma, non fai che le prende. Che te faccio? Io non ho mai dato. Nonna ma? Il trapano. Il giochino che ti ha dato nonna ma, sì. Devi guardare nella cassa panca, se. Allora, vi volevo far vedere una cosa. Sempre i vostri regalini. Allora, io credo che queste siano due ragazze. Aspettate che accendo l'albero di Natale. Allora, vi faccio vedere un attimo quello che mi hanno inviato. A parte tutte queste matite militari. Aspettate, accendo quest'altra luce però. Oddio. Allora, a parte... Ma che ho preso? Vabbè, stavo dicendo. Tutte queste matite militari per Stefano. Sono troppo carine, non so se riesco a farvele vedere, comunque tutte queste. Poi l'agendina dei tab, il cosettino dei Turtles, lui sta in fissa con queste tartarughe ninja in periodo, però gli piace non tanto il cartone quanto il personaggio stesso. Comunque questo, e poi vabbè dentro c'era la gomma di Winnie Pooh che mo l'ha presa lui, non so dove l'ha infilata. E poi c'era per me questo qui, sto smalto che è bellissimo pure per farci magari soltanto la punta, no? La French, quindi questo mi piace, la French, mi è uscito proprio alla romana. Questo, poi comunque gli smalti con i brillantini durano un sacco. Poi mi hanno regalato questo ombretto della Color Trend. A me piace tanto la linea Color Trend dell'Avon perché è una linea giovanile, è una linea fresca, è una linea economica e oltretutto è anche una linea abbastanza valida. Dico abbastanza perché non ho provato tutto. Ho provato le penne, quelle tipo rossetto, quelle non mi sono piaciute particolarmente. La lente va a cercare dentro la cassa panca. Comunque mi hanno regalato questo qui che già l'ho usato stamattina, mi ci sono truccata. Sì,
E mi piace un sacco perché hanno azzeccato proprio il colore, i colori che utilizzo di più per tutti i giorni. Quindi questo l'ho usato già stamattina. Poi mi hanno regalato il rossetto che avevo stamattina a inizio vlog. L'ho messo da un'altra parte, ma ve lo faccio vedere. Poi mi hanno regalato la cipria. Questo non so che numero hanno preso. Io utilizzo di solito la colorazione più chiara. Comunque, questa qui è una linea, è una cipria traslucida. E a parte mi piace tantissimo il packaging, in realtà non è niente di speciale, però dentro ha la spugnetta fucsia e quindi secondo me lo rende pazzesco. E la colorazione è piuttosto simile a quella che utilizzo io, molto bella. Mo vi faccio vedere pure il rossetto, intanto le ringrazio pubblicamente. Poi mi hanno regalato anche, io dico mi hanno perché do per scontato che siano due. Mi hanno regalato questo braccialetto graziosissimo, tutto in caucciù marrone, con il ciondolino con il simbolo della femmina. Questo dovrebbe essere la femmina, spero, non mi vorrei sbagliare. Comunque se è del maschio, non lo so. Comunque dovrebbe essere il simbolo della femmina. Mi piace un sacco. E loro si chiamano, ripeto, dovrebbero essere due ragazze, ma hanno scritto anche la lettera, che per me, ripeto, è la cosa più importante. Allora, grazie amore. Io quindi ringrazio e saluto e bacio Zineb, Zizi 1897, quindi grazie. E poi ringrazio Miriam 1897, quindi un bacione a tutte e due, grazie. Poi se trovo il rossetto ve lo faccio vedere. Stamattina ce l'avevo comunque, quindi lo potete vedere all'inizio vlog. E quando ho visto che il contenuto era i trucchi sono impazzita e quindi questo. E poi vabbè, vi dico sempre che non faccio più i saluti su richiesta, ovvero ecco una tanto, ma magari mi capita che ne so che la incontro qualcuna, quindi gli faccio dei saluti. Non saluto più se me lo chiedete, perché come vi spiegavo siete veramente in tante e rischierei di non poter accontentare tutte, quindi so che capite la situazione. Però in questo caso io devo fare un saluto molto molto speciale. Amore, mi accendi la luce per cortesia? Devo fare un saluto molto molto speciale a una donna che ha combattuto una bella guerra, più che battaglia, l'ha vinta. E quindi io le do veramente un saluto molto molto speciale a Veronica. Sono molto contenta che tu ce l'abbia fatta e che la tua vita stia andando per il meglio. Quindi un bacione e in bocca al lupo per tutto quello che succederà nella tua vita, e spero che sia soltanto qualcosa di meraviglioso. Quindi un bacio particolare a Veronica. Sdraiati. Però devi girare. Come ti giri? Guarda su, devi guardare per aria. Bravo, guarda, apri l'occhio. Apri, sta scendendo. Apri. Amore, ma con l'occhio chiuso? No, mammina. Devi guardare il lampadario. Guarda il lampadario. Guarda, mammina. Apri. Apri, eccola. Ok, sì, basta. Apri. Pregato. Pregato. Ma manca l'altro occhio, eh. Stiamo mettendo le goccette agli occhietti per la congiuntivite. Guarda quanto è bravo lui. Ma dobbiamo mettere l'altro occhio, eh. Ci vedi? Noi dobbiamo fare l'altro occhietto, però, eh. Ok? Batti 5, bubolone. Batti 5, bravissimo. No, quello è il tacco. Dai, adesso dobbiamo mettere l'altro occhio, eh. Dai, sei pronto? Però mettete dritto, mamma mia. Ah, guarda il soffitto. Bravo. Se no guarda la goccetta quando scende, apri l'occhio. Sei stato molto bravo. Quello all'orecchio l'abbiamo messo, ma aspettiamo un po', lo mettiamo dopo all'orecchio, va bene? Il papatra, ma stavano di là, non li stavi a vedere di là? Me lo fai vedere questo biscotto? Chi te l'ha fatto? La nutata. Te l'ha fatta al forno?
Buono? Ok. Ciao. Mio nonno gli ha fatto oggi, ha fatto una crostata e ci avevano dato una marmellata di limoni fatta in casa. Quindi abbiamo fatto mezza con i limoni, mezza con i lamponi e poi gli ha fatto un biscottone a Stefano con un pochettino di Nutella. Era molto buono l'impasto, peccato che era venuta un po' fina. Doveva essere un po' più soffiatone, doveva essere un po' più stretta. Comunque vabbè. Mo faccio un attimo sti due piatti, sono le 8:25. E Lillo si è fatto un po' di pesce lesso, sta aspettando che gli si fredda un po', perché non gli piace caldo il pesce lesso. E nel frattempo sono andato a fare la doccia. Io levo questi due piatti. Stefano ha già mangiato, ha mangiato i spaghetti, l'ho fatto mangiare prima perché aveva mangiato a luna e cioè non aveva fatto merenda e quindi l'ho fatto mangiare. Io ho mangiato seduta con lui, lui lo mangerà solo, io mi metto vicino a lui, così sto male. Sto male, mi sono raffreddata, è da ieri che starnutisco, che ho la tosse e mo vedrete che mi verrà proprio la bella influenza, insomma. Tanto perché quella intestinale già me la so fatta, mo giustamente manca quella così, no? Del raffreddamento. Mangia piano, eh? Infatti che è tutta attappata. E quindi niente, ho mandato il blog online delle giornate con Nadia. È stato bello montare quel blog e vedere quello che avevamo registrato. È stato proprio bello. Peccato che le giornate veramente sono volate. E poi la domenica c'è, tra virgolette, c'è volata con questo evento, più che altro ce la siamo giocata, va, è vero che era un'ora, però comunque eravamo impegnati in altro, non abbiamo potuto organizzare niente che magari potevamo fare insieme, ecco. Però è stato bello lo stesso e ripeto, è stato proprio bello il fatto di condividere con lei questa cosa, insomma, è un ricordo che mi porterò proprio sempre sempre nel cuore. E niente, mo sono un po' d'affanno stasera perché non respiro tanto bene. Veramente già me ne andrei a letto perché oggi mi sono proprio stancata. Quando faccio pochissime cose è il momento che mi stanco. Ma ve l'ho detto di quella che mi è venuta addosso con la macchina? Mi sa che avevo scritto su Instagram, non so se avevo scritto dentro a sto vlog. Comunque, una ieri stavo andando dalla pediatra su Stefano e ero ferma sulla mia corsia perché le strade dove abito io sono molto strette. Di fronte venivano altre macchine, io mi sono fermata perché il passaggio era molto piccolo, quindi davanti mi veniva un camion, mi sono fermata. Il camion è passato, passa il camion, mi vedo arrivare una macchina a cannone, una macchina nera. Ho detto questa mi prende, questa mi ha preso in pieno. Per fortuna mi ha preso la parte dello specchietto del guidatore, non mi ha preso frontale. Io mi sono spostata subito perché la strada era tutta intasata, lei pure per fortuna si è accostata. L'ho chiamata, è venuta una persona molto 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 anziana, ci tengo proprio a dirlo, molto anziana. E è venuta e mi fa, ah sei tu che mi hai preso lo specchietto? Gli ho detto veramente signore, è lei che mi ha preso il mio. Ah, io ho mia madre di 86 anni in macchina, mi ha detto. Gli ho detto, beh, io ho un bambino di 2 anni e mezzo in macchina, che sarà importante, sua madre e mio figlio, gli ho detto. Mi è proprio uscito, raga, ma nella rabbia, perché già l'ho vista che era tutta infervorata. Dice, dove sta ragazzino? Gli ho detto, sta lì che non lo vede ragazzino. Poi mio figlio piangeva, perché comunque evidentemente si era spaventato. Gli ho detto, bravo amore, pulisce la bocca e le mani. Gli ho detto, dico va bene, facciamo il CID. Dice, ah no, io il CID ce l'ho, non lo faccio. Gli ho detto, va bene, non lo fa, chiamo i vigili, non c'è problema. Ah, chiamo i vigili, io gliela contesto la multa. Dico, va bene, contesti quello che vuole. Amore, no, te le pulisci al coso perché sto con l'acqua bollente. Gli ho detto, stia ferma qui che prendo la targa. Dice, gliela dico io la targa. E balbettava il numero di targa. Gli ho detto, no, me la vado a fotografare la targa. Dice, è la targa mia, che non la conosco. Sta al bagno, vieni qui. Dice, che non la conosco la mia targa. Gli ho detto, vabbè, io me la prendo da sola. Ho dovuto lasciare mio figlio in macchina da solo in mezzo alla strada, chiamare un signore e dirgli, senta, scusi, c'ho il bambino di 2 anni e mezzo in macchina, me lo controlla? Di corsa sono andata a fotografare la macchina della signora, che evidentemente già mi era venuta dietro. Io avevo un camion vicino, il tempo di scattare la foto mi giro perché poi controllavo mio figlio pure, perché dico che cacchio ne so chi è. La signora è sparita, è scappata.
Io dagli che chiamavo i viaggi, ho chiamato il 113, mi ha detto: signora, ci sono feriti in macchina. Dico no. Dice: vieni. Dico no. Dice: allora devi chiamare i vigili. Va bene, chiamo i vigili. Sono stata 25 minuti al telefono, non mi hanno risposto. Sono dovuta andare via con quella che è scappata, i vigili che non sono venuti, non ho fatto il CID. Cioè, Ene! Che c'è? Dimmi! E quindi vabbè, questo mi ha spaccato lo specchietto. Non è successo nulla, perché non è successo nulla, però è un'altra rogna ulteriore. Tanti mi hanno detto che se non sono venuti i vigili non posso fare niente, ma amore, non ce l'ho aperta l'acqua. Però in realtà posso, perché potrebbe essere tranquillamente omissione di soccorso, perché io gli posso benissimo fare una denuncia e dire ai vigili che la signora è scesa, mi ha insultato e poi è scappata. Cioè, io non ci posso fare niente. E quindi vabbè, che vuoi, mammi? E tu padre, che volete? Ma papà si sta a fare la doccia. Scusa, ma dove vai con questa corona e il biscotto? Come ti senti? Basta? Ti prude il nasino? Non lo vuoi più questo biscottino? Hm? Ma chi te l'ha messa la corona? Te la sei messa da solo? Amore, il singhiozzo? Questa? C'è tutto il moccioletto al naso, vattela a pulire, va, ce l'hai pure in faccia, pure. Scemetto. Come ti sembra? Così sembri, uno scemo sembri. Ti sei messo il collare come i cani, mammi. Così la rompi, aspetta. Sembri un re, mamma mia, come siamo belli. Sei bellissimo. Ciao. Fammi vedere le orecchiette. Girati un attimo, mammi. Mi guardi un attimo qua. Girate, fa vedere le orecchiette a Shrek. Le orecchie, tirate su. Fai un sorriso. Fammi un sorriso, Super King qua. Ma a me fammelo. Fammelo un po' satanico. La risata orrorifica, fammela un po'. E guarda qui però. Mamma mia, ancora una volta? Mamma mia. E che fai? Un lavoro. Un lavoro? Qua sopra. Che qua sopra? Mo ci dobbiamo andare a lavare i denti, mammi? Capito? Ma io prego, Dodò Ciuccio. Vai a prendere Dodò Ciuccio, li metti al lettone grande. Poi dobbiamo andare a lavare i dentini e le manine, su. Dai, di buonanotte. Io poi Dodò Ciuccio. Valla a prendere, di buonanotte, Gerberine. Vado, Dodò Ciuccio. Io vado a fare Ninna, digli. Ninna Dodò Ciuccio. Allora, valla a prendere, dai. Te che vuoi, no, il biscotto al cioccolato, scordatelo, vai, questo è veleno per te, non lo puoi mangiare, lo so che te lo mangeresti molto. Io sento un odore di biscotto, non me lo mangio. Non ci provare, eh. No, 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 no.
Allora, mentre Lillo sgrida Stefano perché sta nella fase di lancio giochi, c'ha pure questa mo che prima non c'aveva, io vi do un grandissimo bacio e spero che questo video vi abbia intrattenuto come sempre e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Date la buonanotte! Buonanotte! Buonanotte e buone botte! Buonanotte! No? Allora, quando dico via, lo dite, ok? Via!